ho ricordo però di sì io sì. ti sì. sì, sì. sì, sì. hai detto tu ok Chiedimi un po eh. Abbiamo appena terminato con eh, il capo della Protezione Civile Borrelli, il commissario Arcuri, il ministro Costa, il ministro Manfredi, collegato in videoconferenza e numerosi viceministri e sottosegretari. Il coordinamento politico quotidiano con il presidente delle Regioni, il presidente Lanci e il presidente dell'Upi. Questa sera riusciamo, così come da proposta. Eh, fatta dal governo e anticipata ieri dal Presidente del Consiglio Conte, ad aprire la call, il bando è online da questo momento per consentire a tutti i medici italiani che hanno volontà, hanno voglia, hanno, possono assumere la decisione anche per ragioni familiari, di aderire alla task force che il capo della protezione civile Borrelli coordinerà da domani mattina. Si può rispondere al bando, è un bando per 300 medici, volontari. Io voglio ringraziare tutte le regioni per averci dato una disponibilità ad operazioni di solidarietà in questi giorni con il sistema CROSS che è il sistema coordinato dalla protezione civile, consente di portare in terapia intensiva in tempo reale dalle aree critiche alle altre aree pazienti che hanno ulteriori necessità. 59 sono le operazioni cross fatte fino ad oggi di pazienti lombardi portati in terapia intensiva di altre regioni e 11 sono le regioni che hanno aderito a questa operazione di solidarietà. Fatta con il coordinamento della protezione civile. Oggi facciamo un'operazione in più, mai fatta prima, necessaria. È una chiamata alla, alle armi, alla, al terreno, alle armi della sanità, agli strumenti della sanità. Facciamo una. Chiamato a tutti i medici italiani, abbiamo informato eh, tutto il mondo che ci sta consentendo di andare avanti, eh, ringrazio davvero gli ordini a tutti i livelli, eh, perché senza il loro lavoro straordinario eh, non ce la faremmo. Eh, però i medici che sono in prima linea hanno bisogno di aiuto, eh, quindi abbiamo aperto questo bando per questa task force della protezione civile. Chiunque potrà rispondere, ma eh, il motivo per cui facciamo questo appello è che abbiamo la necessità che questa risposta venga in 24 ore. Eh, sarà possibile iscriversi eh, subito, da subito, domani il Commissario, il Capo della Protezione Civile Borrelli eh, chiuderà l'avviso e poi definirà le disponibilità in relazione ai profili. Ovviamente si partirà dagli anestesisti e da eh, coloro che hanno le caratteristiche eh, più urgenti. Ovviamente il bando è aperto a tutti i medici e è aperto a tutti coloro che daranno la loro disponibilità. E tutti coloro che faranno domanda finiranno in un elenco di volontari che la protezione civile utilizzerà ogni qualvolta sarà necessario utilizzarla. Priorità assoluta è la Lombardia, le province di Bergamo, di Cremona, dell'Odigiano, Tutte le province lombarde, compresa la provincia di Piacenza. Il nostro obiettivo è quello di far arrivare, nel più breve tempo possibile, questa task force, che andrà sul campo, aiuterà, si formerà e poi potrà tornare nelle regioni di appartenenza dei singoli medici nel momento in cui la protezione civile rileverà gli stessi bisogni e le stesse necessità in ogni regione italiana. Avevamo ricevuto eh, con il commissario Borrelli la disponibilità di molte regioni, per la verità non di tutte perché alcune regioni sono eh, in difficoltà proprio con il personale medico. E allora abbiamo tolto dall'imbarazzo le regioni, lo abbiamo detto con chiarezza nella riunione quotidiana che facciamo in videoconferenza con tutte le regioni e per evitare che alcune regioni apparissero più disponibili di altre, abbiamo ringraziato tutte le regioni per la disponibilità che c'è quotidiana sul sistema CROSS, ma di fatto questo, questa operazione sulla task force per la protezione civile, di medici per la protezione civile, è fatta su base volontaria, quindi decidono i medici se aderire e poi ovviamente sarà cura della protezione civile dello Stato definire il modello autorizzativo immediato con le amministrazioni di appartenenza. E sono sicuro che arriveranno tantissime domande, abbiamo avuto prova in questi giorni di solidarietà continua tra i diversi territori, che c'è un'Italia straordinaria, c'è un'Italia migliore, in questo momento è... In tutte le corsie degli ospedali italiani. Hanno bisogno del sostegno di tutti e dell'aiuto di tutti. Il governo si è fatto carico di questo grido d'allarme e d'aiuto lanciato soprattutto dagli ospedali lombardi e questa task force, che è una task force italiana, andrà immediatamente in Lombardia. Chiedo al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ringrazio per il lavoro continuo serrato che si fa in questo palazzo quotidianamente, di presentare il bando e chiedo davvero a tutti coloro che ci stanno ascoltando e seguendo di diffonderlo nel miglior modo possibile. C'è davvero bisogno che i medici che aderiscano lo facciano con la forza dello Stato che è dietro questo bando e soprattutto che abbiano il sostegno di tutti perché stiamo davvero chiedendo a migliaia di medici di valutare, e poi partiremo con questi 300, di fare un salto ulteriore su, su un terreno che non è un terreno facile ma è un terreno che ha bisogno del loro consueto coraggio. Grazie. Grazie signor Ministro. Allora il bando è un bando molto semplice e immediato come è nel modo di fare della Protezione Civile è reperibile sul sito medicipercovid.protezionecivile.it, ma anche dal nostro sito ci sarà un link nel sito protezionecivile.it. Quindi chiunque vuole partecipare a questo bando eh, si entra nel sito e compila la form, il modulo nel quale noi andremo a registrare le disponibilità. Chi può partecipare, lo diceva già prima il Ministro, sono i medici del Servizio Sanitario Nazionale, i medici delle strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, previo accordo con il proprio datore di lavoro, i libri professionisti. Il Bande prevede l'arruolamento la, di questi 300 medici temporaneamente alla protezione civile, fermo restando il rapporto di lavoro con la propria organizzazione e la corrispondenza per quanto riguarda i dipendenti del... Servizio Sanitario Nazionale, il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico della propria amministrazione, il riconoscimento di una somma forfettaria che è prevista nel bando e la possibilità di essere assistito, alloggiato da parte delle regioni ricevente. Si tratta, come diceva il Ministro, di costituire una forza rapida di intervento di medici che si vanno a affiancare ai numerosi medici delle associazioni di volontariato che già prestano servizio. Ricordavo prima nella conferenza stampa abbiamo raggiunto 7000 volontari che stanno prestando giornalmente la loro opera, volontari e volontarie che voglio ringraziare. Quindi anche loro saranno un volontariato straordinario e particolare, specializzato che andremo a impiegare a supporto delle regioni. Sì, grazie al Capo della Protezione Civile del Borrelli. Voglio aggiungere due informazioni che sono correlate alla necessità di avere questa task force presto sul campo. Noi siamo partiti con, con 5.324 posti terapia intensiva in tutto il nostro paese prima della crisi del coronavirus, e questi posti. Sono sempre stati utilizzati al massimo per l'80%. Per molti commentatori quei posti erano più che sufficienti, quei posti erano tanti. Questa crisi ha dimostrato che un diritto universale alla salute, come quello italiano, che noi siamo orgogliosi non solo di difendere, ma di garantire a tutti e garantire a tutti significa che è garantito senza costi per nessuno, indipendentemente aceto e censo questo diritto. Sacrosanto è tale se quei posti di rianimazione al tempo del coronavirus si raddoppiano, come ha detto più volte il Ministro della Salute, e lo sforzo che si sta facendo su tutti i territori è di raddoppiarli. La nostra corsa contro il tempo, ed è la preghiera che ho fatto a tutti i presidenti di Regione, è di raccordarci magari in un momento anche residuale della giornata sulle ordinanze che sono importanti ma non sono decisive e di profondere tutte le energie che abbiamo e tutti gli sforzi possibili semplicemente per raddoppiare i posti di terapia intensiva. Noi siamo passati in 20 giorni da 5.324 a 7.697. Stiamo correndo, corriamo senza sosta, e il commissario Arcuri acquista da qualsiasi parte del mondo tutti i ventilatori possibili e tutte le strumentazioni tecniche e tecnologiche per potenziare i posti di terapia intensiva, commissario Borrelli con la protezione civile fa una distribuzione a tappeto in tutto il paese. La nostra corsa deve essere più veloce di quella del contagio del virus e potremo riuscirci se la gente resta a casa e se si consente agli operatori sanitari e a questi 300 medici che si sposteranno in Lombardia subito e poi... In tutte le parti del Paese in cui servirà, di far sì che questa corsa possa essere vinta. E da oggi la riunione di coordinamento con le Regioni non la facciamo con le ordinanze sul tavolo, ma la facciamo con gli indici di saturazione, regione per regione posto per posto di terapia intensiva, perché quello che ci interessa è consentire ai posti di terapia intensiva italiani di essere raddoppiati nel più breve tempo possibile. Questo è il lavoro che sta facendo il governo, aggiungendo alle competenze delle regioni il proprio sforzo, sommando alle competenze delle regioni e alle, responsabili alle responsabilità delle regioni il proprio sforzo, requisendo ovunque in Italia e nel mondo sia possibile materiali e strumentazioni e ogni giorno vi aggiorneremo su questa corsa che stiamo facendo tutti insieme per far sì che i posti di terapia intensiva aumentino sempre di più. Questo numero, 7.697, dovrà aumentare ogni giorno di più perché il numero che conta ora è il numero che consente ai nostri operatori sanitari di fare il lavoro nella massima sicurezza e ai nostri cittadini di avere la garanzia di essere assistiti nel miglior modo possibile con la garanzia che quel diritto straordinario costituzionale che abbiamo, che abbiamo scolpito nella nostra carta quello alla salute venga garantito davvero. Ed è il lavoro che si sta facendo, questa operazione, ringrazio davvero il commissario Borrelli per il coraggio avuto per aver costruito e costituito questa task force in pochissimo tempo eh, io penso che sia un modello nuovo di intervento che eh, potremmo ritrovarci in uh, crisi anche future. Ma ora dobbiamo pensare al Covid-19, e questa è la risposta che diamo a tutti i territori in difficoltà. Consentitemi una parola speciale per uh, Bergamo, eh, che sta vivendo momenti drammatici e difficili, e eh, così come la difesa ha garantito, eh, gli alpini e le associazioni che ci stanno lavorando hanno garantito eh, in tempi rapidi l'impegno per la costruzione di un ospedale da campo, la stessa cosa ha fatto il Ministero della Difesa a Crema, la stessa cosa stiamo facendo a Piacenza, questi medici eh, saranno ulteriori angeli custodi che si occuperanno di quelle realtà che sono davvero in crisi. E che meritano la nostra massima attenzione e il nostro massimo sostegno. Lo dico perché, mai come in questo momento, è bene essere soprattutto vicini alle aree più in crisi. So benissimo che ci sono altri territori che iniziano ad avere queste necessità, l'intervento quotidiano della Protezione Civile ci consentirà di arrivare in tempo. Prego. La Federazione degli ordini dei medici oggi ha dato dei dati spaventosi, 3.359 medici contagiati, 659 in più in 48 ore. State chiedendo a 300 medici di andare in aree dove in questo momento è molto pericoloso operare. Siete in grado di garantirgli che avranno tutte le dotazioni necessarie per non rischiare più di quanto sia normale? Evidentemente non in tutte le occasioni è stato possibile garantire questo ai medici finora. Sì, ho ringraziato personalmente Filippo Anelli, Presidente dell'Ordine dei Medici e tutti i medici italiani perché stanno facendo un lavoro eroico e come ha più volte sottolineato il Commissario Arcuri e il Capo di Protezione Civile Borrelli, eh, i dispositivi personali eh, che dal 24-25 marzo non mancheranno più per l'impegno straordinario posto dal Ministro Di Maio in ogni paese del mondo e dall'intero governo eh, erano una criticità e sono una criticità eh, in questi giorni perché come sapete, come sappiamo tutti eh, non vengono prodotti questi dispositivi nel nostro paese, ora si stanno producendo, ringrazio molte delle aziende che hanno riconvertito in tempi record le loro linee produttive ma è una corsa contro il tempo e stiamo acquistando, comprando, requisendo dispositivi personali un po' ovunque. In queste ore c'è una distribuzione in tutti gli ospedali italiani, sono ore difficili, ma ne usciremo perché la distribuzione aumenterà giorno dopo giorno. Dopo il 24-25 marzo, anche per gli accordi internazionali fatti, eh, questo eh, momento di crisi sarà sicuramente superato, ma noi dobbiamo arrivarci lì con... Eh, eh, minori rischi possibili e siamo consapevoli che i rischi maggiori li hanno assunti proprio i medici e gli infermieri in prima linea e voglio ringraziarli doppiamente così come ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per il restante 90% degli italiani che stanno facendo il sacrificio di restare a casa e quali chiedo ancora di restare a casa, di restare a casa e di restare a casa perché il miglior vaccino in questo momento è il nostro comportamento. Il vaccino ce l'ha ognuno di noi restando a casa, poi l'altro 10% da chi lavora nei supermercati ai farmacisti, dagli autotrasportatori ai camionisti, passando per la filiera agroalimentare che sta sostenendo questo sforzo, fino a che in prima linea gli ospedali sono chiamati a purtroppo fare il loro dovere senza sosta, nel senso che non possiamo nemmeno chiedergli di riposarci e per questo li ringraziamo. Il capo protezione civile Borrelli voleva dare una precisazione per una sì, questione detto... della prima conferenza stampa. Prego. Sì, Grazie. ho detto prima che ho firmato un'ordinanza che consente il pagamento anticipato delle pensioni. Vi confermo che dal 26 al 31 presso le poste sarà disposto il pagamento anticipato delle pensioni in modo da consentire... Eh, di scaglionare la presenza negli uffici postali avevo anche detto che era possibile presso il sistema bancario in realtà presso il sistema bancario questo non è necessario e quindi saranno mantenute le normali date di pagamento delle pensioni con il sistema bancario vi ringrazio Grazie.